Grazie mille, buona serata, grazie che siete venuti così numerosi. Siamo qui per lo spettacolo che rientra nel progetto del Decolonizing Mind, che è un progetto molto interessante che affronta il tema della decolonizzazione africana. E quindi abbiamo un bel gruppo lì, guidato da Emma Ide, che ci faranno una buona presentazione su quello che è successo praticamente. Approfittiamo anche di invitarvi per il convegno che rientra in questo ampio progetto, convegno che avrà luogo il 24 novembre a Bolzano, proprio per affrontare il tema della rinarrazione del colonialismo da parte di africani e europei. Grazie ancora. E grazie al gruppo che è molto preparato, che ci farà vedere quello che hanno, il lavoro che hanno fatto in questi mesi. Grazie. Buonasera a tutti, io mi chiamo Emma Mann, siamo due in regista con la Emma e abbiamo lavorato su questo progetto fantastico, sulla voce della resistenza femminile, con il titolo che si chiama Senzia, è un titolo in Hausa, che è una lingua molto diffusa in Africa occidentale. Quindi sono veramente molto, molto contento, felice di presentare questo progetto. E grazie anche a Fernando, grazie anche a Eva, che ci hanno pensato e ci hanno affidato in questo progetto. Lascio la parola a altre registre. Ich will auch gar nicht so viel sagen. Wir haben in dieser Arbeit ganz viel dazugelernt, auch in unserer Recherchearbeit und auch mit der Gruppe uns eben mit dem afrikanischen Widerstand beschäftigt und vieles gelernt und auch vieles hoffentlich verlernt. Und ich hoffe, dass wir euch davon auch jetzt etwas weitergeben können. Und wir wünschen euch jetzt viel Vergnügen. Dankeschön. Gewölbte Grenzen grau, der Himmel
versteckt das gewohnte Gebirge. I tuoi monti e le tue valli non hanno sentito il passare del tempo. An Mutters Hand die Schritte erfroren. Ein Weiß in unendlichen Teilen. E sono rimasti nel mondo dei tuoi sogni. I sogni dei tuoi figli. Fällt herab. Wir fühlen uns betroffen. Der Himmel, die Welt. A gridare ai quattro venti che passano. E agli uccelli che volano liberi. Nichts mehr haltbar. Collina infinita di terra rossa. Terra dura. Wollen einen anderen Anlauf. Rocce scoscese che coprono i nostri orizzonti. Gettate ai quattro venti che catturano i nostri impulsi. Ins Freie. Quando sono venuti, le hanno chiesto di fare la guerra. La guerra? Cosa vuol dire? Cosa significa? Io non faccio la guerra. Ogni mattina venivano a dichiarare la guerra. E ogni volta lei rispondeva. Io non faccio la guerra. I miei popoli sono agricoltori, artigiani tessili del cuoio. Domatori di cavalli, non facciamo la guerra. Si sono fermati qui, ci hanno attaccato all'ingresso del boschetto. Quando sono venuti, i Nazarà, i bianchi, le hanno detto di cedere, di sottomettersi, come hanno fatto con tutti gli altri. La persona non deve avere sangue, in modo che possiamo cedere. Almeno che la persona non ha sangue. Quando abbiamo sentito che stavano scendendo, ci siamo alzati. Abbiamo portato le donne e i bambini nel bosco. Nascondetevi tra i rami e le foglie. I demoni non guardano in alto. Non uscite. Noi bloccheremo la strada. Quando sono arrivati, iniziato la lotta. La lotta? Sì, la lotta. Eravamo sulla strada, dietro il boschetto e li abbiamo attaccati. Abbiamo scagliato frecce contro di loro. Abbiamo continuato a combattere. Anche loro hanno caricato i fucili, cominciato a sparare le persone. Hanno ucciso le persone? Sì, hanno ucciso le persone. Perché? Vogliono dividerci. Vogliono avere il potere. Governare con i loro stemmi. Vogliono conquistare questo pezzo di terra. All'inizio hanno sparato in piedi, poi si sono inginocchiati. 100 uomini sono stati uccisi. Mentre lei ci dava la forza di resistere, la donna europea è stata uccisa. Mentre lei ci dava il fuoco che brucia nel nostro petto, i Nazarà hanno assassinato la loro stessa madre. I comandamenti sono cessati, si sono dispersi. Lasciarono il villaggio. Da nessuna parte avevano combattuto, solo al nostro villaggio. Sono passati e se ne sono andati. Il mio popolo Asna mi chiama Zaronia, che significa capo, sacerdotessa, regina. Ho combattuto le truppe coloniali francesi della missione Voulet Chanois nella battaglia Lugu nel 1899. Il mio paese è stato l'unico a resistere. I capi della missione Paul Voulet e Julien Chanois sono stati assassinati dal loro stesso popolo. La donna europea era già scomparsa molto prima. Eine Zivilisation, die sich unfähig zeigt, die Probleme zu lösen, die durch ihr Wirken entstanden sind, ist eine dekadente Zivilisation.
Eine Zivilisation, die beschließt, vor ihren brennendsten Problemen die Augen zu verschließen, ist eine kranke Zivilisation. Eine Zivilisation, die mit ihren eigenen Grundsätzen ihr Spiel treibt, ist eine im Sterben liegende Zivilisation. Tatsache ist, dass die sogenannte europäische Zivilisation, so wie zwei Jahrhunderte bürgerlicher Herrschaft sie geformt haben, unfähig ist, die beiden Hauptprobleme zu lösen, die durch ihre Existenz entstanden sind. Das Problem des Proletariats und das koloniale Problem. Dass dieses Europa vor die Schranken des Gewissens gestellt, außerstande ist, sich zu rechtfertigen und dass es sich mehr und mehr in Heuchelei flüchtet, die umso abscheulicher wird, je weniger Aussicht sie hat, hinters Licht zu führen. Europa ist unhaltbar. Wir müssen über Kolonisation sprechen. Wir müssen über Zivilisation sprechen. Kolonisation und Zivilisation. Es geht wesentlich darum, klar zu sehen, klar, sprich mit Risiko zu denken, klar auf die unschuldige Ausgangsfrage zu antworten. Was ist das eigentlich genau, Kolonisation? Es geht wesentlich darum, sich darüber zu verständigen, was sie nicht ist. Weder Evangelisation noch ein philanthropisches Unternehmen, noch der Wunsch, die Grenzen der Ungewissheit, der Krankheit, der Tyrannei hinauszuschieben, noch eine Ausdehnung Gottes, noch eine Ausbreitung des Rechts. Es geht wesentlich darum, ohne die Absicht auf die Konsequenzen zu schielen, ein für alle Mal zuzugeben, dass die entscheidenden Täter hier der Abenteurer und der Pirat, der Kolonialwarenhändler und der Reeder, der Goldsucher und der Krämer, die Gier und die Gewalt sind. Mit den unheilvollen Schlagschatten einer Zivilisationsform im Hintergrund, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Geschichte von innen heraus gezwungen sieht, den Konkurrenzkampf ihrer widerstreitenden Ökonomien über den ganzen Erdball auszudehnen. Europa ist unhaltbar. Nachdem dies klargestellt ist, räume ich ein, dass es eine gute Sache ist, die verschiedenen Zivilisationen miteinander in Berührung zu bringen, dass es ganz vortrefflich ist, Verbindungen zwischen verschiedenen Welten herzustellen, dass eine Zivilisation, was immer ihr ureigener Genius sein mag, verkümmert, wenn sie sich abkapselt, dass Austausch ihr Sauerstoff ist und dass Europa das große Glück hat, ein Kreuzungspunkt gewesen zu sein und dass die Tatsache, dass es der geometrische Ort aller Ideen, das Sammelbecken aller Philosophien, der Aufnahmepunkt aller Meinungen gewesen ist, es zum besten Weiterverteiler von Energie gemacht hat. Ma poi pongo la domanda. La colonizzazione ha effettivamente messo in contatto le civiltà? O per dirlo in un altro modo? Di tutti i modi per stabilire un contatto e colonizzazione con i milioni. Ich sage nein. Und ich sage, la distanza tra la colonizzazione e civiltà è infinita. Europa ist unhaltbar. In der kleinen Stadt Logun, im heutigen Niger, stirbt um 1880 die junge Frau des Asna-Königs im Wochenbett. Selbst die Heilkunst des alten Weisen Dawa kann die Königin nicht retten.
In den Armen der Verstorbenen liegt ein Mädchen. Da im gesamten Land der Asna keine stillende Frau zu finden ist, beschließt Dauer selbst, für die Königstochter zu sorgen. In seiner Obhut, genährt von der Milch seiner Stute, überlebt die kleine Mangu ihre ersten Monate. Unter Zustimmung des Königs behält der Heiler das Kind bei sich, um es aufzuziehen. Chi sarà questa ragazza? Frau! Chi sarà questa ragazza? Königin! Chi sarà questa ragazza? Hüterin! Heilerin! Mutter? Des Volkes. Deine Kinder sind die Asna. Dein Zuhause das Land. Das Fortleben des Erbes unserer Vorfahren liegt an dir, Mangu. Unsere Ahnen werden dir beistehen, wenn du handeln willst wie alle Königinnen und Könige vor dir. Deine Kinder sind alle Asna, Saronia. Und du, ihre Königin. Solo più tardi lei capirebbe che cosa significa queste parole. Währenddessen treffen sich im November 1884 die Vertreter der europäischen Mächte: Deutschland, Österreich-Ungarn, Großbritannien, Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, Schweden, Norwegen, Italien, Vertreter des Osmanischen Reiches, Russland und der USA im Reichskanzlerpalais in Berlin. Mit unterschiedlichen Interessen waren sie der Einladung Bismarcks gefolgt, um eine Regelung der Handelsfreiheit an den Flüssen Kongo und Niger auszuhandeln. Am 26. Februar 1885 wird die Kongo-Akte verabschiedet. Diese Verfügung war die Grundlage für die Aufteilung Afrikas in Kolonien und der Startschuss für das Gemetzel um Afrika. Der Rest ist bekannt. Ich chiamo Mangu, bella nera, ma ci tengo a dire kuna pia kuna hawa. Che ciao orbaker maci. Ma i tetta la dalia kuna cicchia da iwa, kuna cicchia da vivi. A cinci tengo, yena fitar della iwa mera. Il mio popolo Asna mi chiama Saronia, che significa capo, sacerdotessa, regina. Ho combattuto le truppe coloniali francesi della missione Boulay-Chanois nella battaglia Lugu nel 1899. Il mio paese è stato l'unico a resistere. Mia bella donna nera, non temo il tuo destino, che la vita che vivi sarà presto finita. Algeria. I colonialisti francesi si impegnano a conquistare terre che non sono le loro, a sottomettere popolo dopo popolo. 16 anni prima, il piccolo villaggio nella regione di Kabilia. Nacque Fadma. Lalla Fadma. Lalla Fadma no Sumer. Ogni sera lo stesso sogno. Sono un'aquila. Sorvolo una valle verde attraversata da un fiume. Nell'erba alta vedo un enorme serpente che striscia verso il fiume e comincia a bere tutta l'acqua. Mentre beve, appaiono case con tetti di tegole. Vedo una moltitudine di corpi
come mucchi di pietre addormentate. Il serpente sta prosciugando il fiume. Affondo verso di lui e spingo il mio becco nella sua carne. Una, due, tre volte. Il serpente cerca di prendermi con le sue zanne. Mi sveglio con la bocca aperta, convinta che questo sogno sia un messaggio di Allah, un messaggio di Dio. Fatma, con chi stai parlando? E tu chi sei? Sono tuo cugino, il marito. Moglie mia c'è altro, potrebbe essere. Non sono nata per essere una moglie o di essere madre. Da mesi che sono qui, chiusa nel mio studio per ascoltare gli spiriti nelle mie visioni, nei miei sogni, ogni notte. Non vedo il sole, non frequento la vita, mi manca la montagna. Ma Dio mi ha fatto vedere che presto sarò sul campo di battaglia per la mia Kabilia. Spingo il mio becco nella carne del serpente. Uno, due, tre volte. La porta è aperta. Esco in questa notte fonda e chiara per raggiungere Werja, la capitale della resistenza, nascosta nelle montagne di Giurgiura. Un silenzio profondo. Ma poi morbido suono di dolore. Hanno bruciato le nostre case. Hanno catturato i nostri uomini. Hanno violentato le nostre donne. Hanno preso i nostri figli. E io mi sono nascosta qui. Perché il paese è sotto fuoco. I miei figli sono scomparsi. I soldati francesi hanno distrutto anche il villaggio di Asina. Quei soldati hanno la stessa età di mio figlio, gli stessi occhi, mio figlio! Venite con me, alzatevi! No, dobbiamo restare qui, mio figlio verrà a trovarmi! La portò a Werja, se i francesi la trovano qui, non vedrà mai la sua famiglia. Andremo nel villaggio della resistenza, dove io la potrò proteggere. Alzatevi e guardate bene dove appoggiate i vostri piedi. Mi sento come se la conoscessi già, saggia donna. Qual è il suo nome? Mi chiamo... Fatma? Sei tu? Mohammed, fratello! Tuo marito sa che sei qui a Werja. Dimmi cosa ti è successo. E quella signora chi è? Fatma, perché sei venuta? I francesi hanno raggiunto il suo villaggio. L'hanno massacrato. Hanno catturato i bambini e le donne. Gli uomini sono costretti a combattere contro la loro stessa gente. Stanno costruendo un esercito formato dai loro prigionieri. E perché ti trovi qui invece che era tuo marito? Perché sono sfuggita. Non vedi che ci serve ogni donna in questa battaglia? Come ti permetti? Dopo la morte di nostro padre, mi avete affidato le braccia di nostro cugino. Eravate voi a sceglierlo come mio marito. Non sono stata io. Sei una donna. E faresti meglio ad essere anche una moglie! La mia vita non ti riguarda, non ti è mai riguardata. È Dio che mi protegge e che mi guida, ed è Lui l'unico che parla sensatamente. Nostro padre l'aveva capito. Nostro padre? Ma ti rendi conto di quello che fai? Nostro padre ha fatto di tutto per non sporcare il tuo nome, il nostro nome! E tu che fai? Sembri folle. Porti vergogna a nostro padre e a tuo marito e dici che ti serve solo Dio perché Lui ti guida, perché Lui ti capisce. Torna da tuo marito. Ascolta, Mohammed, i francesi marciano verso il nostro villaggio e tutto quello che pensi è che io sia una buona sposa. I francesi stanno occupando la nostra terra, Mohammed, e tutto quello che pensi è che io sia una buona sposa. I francesi bruciano la nostra terra, Mohammed! I francesi uccidono il nostro... Follia, Fatma! Sei folle! È una follia versare il nostro sangue? Sì, hai ragione, sono folle. Alla fine sarai una donna senza marito, senza figli. E non sai nemmeno cosa farai con la tua vita.
Sorvolo una valle verde attraversata da un fiume. Nell'erba alta, un enorme serpente striscia verso il fiume. Appaiono case con tetti di tegole. Una moltitudine di corpi come mucchi di pietra addormentate. Il serpente prosciuga il fiume. Spingo il mio becco nella sua carne. Una, due, tre volte. Il serpente mi vuole prendere con le sue zanne. Mi sveglio. Mohammed, mi sveglio. Se non combatto ora non mi resta nessuna vita. Addio, Mohammed. Nel 1854 venne ucciso Abu Bakla, capo della resistenza antifrancese. I popoli uniti si trovano privati di un leader carismatico in grado di guidarli con efficacia. In un santuario arroccato sul picco di Asconeto si svolge una grande assemblea per decidere il da farsi. Il comando delle azioni armate viene affidato alla Fatma. Lalla Fatma Zumer diventa la leader della resistenza. Il nemico l'ha portata via, è scomparsa, portata nella prigione di Beni Sliman. O le mie lacrime scorrono a torrenti. Se non combattiamo ora, non ci resta nessuna vita. Il 99,7% della popolazione africana dell'Angola, del Guinea-Bissau e Mozambico, considerata non civilizzata. E lo 0,3% è considerata assimilata, secondo le leggi coloniali portoghesi, affinché una persona non civilizzata ottenga lo stato di assimilata, deve dare prova di stabilità economica e godere di un livello di vita più alto di quello della maggioranza della popolazione portoghese. Deve vivere all'europea, pagare le tasse, fare il servizio militare e saper leggere e scrivere correttamente in portoghese. Se i portoghesi dovessero rispondere a questi requisiti,
più del 50% della popolazione non avrebbe diritto allo stato di civilizzato o assimilato. Nel 1960 schreibt Amilcar López de Costa Cabral unter dem Pseudonym Abel Jassy den Text The Facts About Portugal's Colonies, der von der Union of Democratic Control in London veröffentlicht wird. Vier Jahre zuvor gründet Cabral die PAIGC, die Afrikanische Partei für die Unabhängigkeit von Guinea und Kapverde, um dem Leid und der Demütigung seines Volkes unter der portugiesischen Kolonialherrschaft ein Ende zu setzen. Zu diesem Zeitpunkt stehen 11 Millionen AfrikanerInnen unter portugiesischer Kolonialherrschaft. Die portugiesischen Kolonien erstrecken sich über die Fläche von rund 2 Millionen Quadratkilometern. Diese 2 Millionen Quadratkilometer verfügen über immense natürliche Ressourcen. Das Land ist reich an landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Viehbestand. Der Boden birgt Eisen, Kohle, Mangan, Öl, Bauxit, Diamanten, Gold und Edelmetalle. Die Vielfalt und Schönheit der Natur bietet Möglichkeiten für den Tourismus. Trotz des Reichtums an natürlichen Ressourcen liegt der Lebensstandard der AfrikanerInnen unter dem Existenzminimum. Sie leben als Leibeigene in ihrem eigenen Land. Auf den Sklavinnenhandel, die Eroberung durch Waffengewalt und die Kolonialkriege folgt die vollständige Zerstörung der wirtschaftlichen und sozialen Strukturen der afrikanischen Gesellschaft. Nach der Phase der europäischen Besetzung und der zunehmenden Übernahme dieser Gebiete durch die EuropäerInnen wird das Land und der Besitz der AfrikanerInnen geplündert. Die PortugiesInnen führen die Souveränitätssteuer ein und machen den Anbau bestimmter Rohstoffe zur Pflicht. Es kommt zur Zwangsarbeit und der Deportation afrikanischer Arbeitskräfte. Alle politischen, sozialen und gewerkschaftlichen Organisationen sind den AfrikanerInnen verboten. Während die Vereinten Nationen 1970 die Charta verabschieden, in der das Recht aller Länder auf Selbstbestimmung verankert werden soll, beeilt sich Portugal, in seiner Verfassung den Begriff Kolonie durch den Begriff überseeische Provinz zu ersetzen. Als Antwort auf die aufstrebenden Widerstandsbewegungen verdoppeln sich die Bemühungen, die Unterdrückung fortzusetzen. Die Geheimpolizei wieder wird geschaffen, die Kolonialarmee verstärkt. In Portugal nimmt die militärische Mobilisierung zu. Unter Amilcar Cabrals Führung unterhält die PAIGC Krankenstationen und Volksläden mit einheimischem Warensortiment. Es werden Schulen gegründet, in denen im Sinne der geistigen Entkolonialisierung unterrichtet werden soll. Cabrals KämpferInnen arbeiten mit den Bauerinnen und Bäuerinnen auf den Feldern. Er weiß, dass der ökonomische und kulturelle Aufbau der besetzten Regionen entscheidender Faktor im Kampf um die Unabhängigkeit ist. Dobbiamo ricordare che non basta produrre e avere pancia piena e fare la politica. Se l'uomo, la donna, un essere umano fa tutto questo senza progredire come essere intelligente, come primo della natura, se le conoscenze del suo ambiente e del mondo in generale nella sua testa non progrediscono giorno dopo giorno, cioè senza progredire sul piano culturale, tutto quello che fa produrre, far buona politica, combattere, non dà alcun risultato. Per procedere nella nostra lotta, bisogna fare residenza culturale. Noi vogliamo essere noi stessi. Eh sì, è vero. Dobbiamo lavorare molto per eliminare dalle nostre teste la cultura coloniale, compagni, se lo vogliamo o no. Nelle zone rurali o urbane, il colonialismo ha messo un sacco di cose nelle nostre teste. Dobbiamo ricordare che non basta produrre e avere pancia piena e fare la buona politica e fare la guerra. Se l'uomo, la donna, un essere umano fa tutto questo senza progredire come essere intelligente, come primo essere della natura, se le conoscenze del suo ambiente e del mondo in generale nella sua testa non progrediscono giorno dopo giorno, cioè senza progredire sul piano culturale,
Tutto che lei fa non dà alcun risultato. Dobbiamo essere capaci di eliminare la cultura coloniale, gli aspetti negativi della nostra cultura. Voi compagni avete già capito cos'è la resistenza culturale. Dobbiamo creare una nuova cultura basata anche sulle nostre tradizioni, ma rispettando tutto quello che il mondo con cui è stato oggi per servire l'uomo. C'è molta gente che pensa che per poter resistere culturalmente i popoli africani devono continuare a fare le cose che facevano 500 o 1000 anni fa. Sì, i nostri popoli hanno le loro culture. L'Africa ha le sue culture. Alcuni aspetti di queste culture sono eterni, non finiscono mai. Possono trasformarsi sempre lungo il cammino, ma non finiranno mai. Per esempio le nostre danze, il nostro ritmo. Ma non bisogna pensare che il tamburo appartiene solo all'Africa o che certi modi di vestire sono solo dell'Africa, i gonnellini di paglia e le foglie di palma. E nessuno deve pensare che mangiare con le mani sia solo una cosa africana. La nostra danza, il nostro ritmo. Ma non bisogna pensare, certi il tamburo appartiene solo all'Africa. O certi modi vestiti solo dall'Africa. Il gonnellino di paglia, foglie di palma o sedersi a terra. Non è solo una africana. Tutti i popoli del mondo lo hanno fatto, ce ne sono ancora. Molta gente vuole difendere le culture africane. Resistere culturalmente in Africa, difendendo le cose negative delle nostre culture. No. Pensiamo invece che la cultura sia prodotto del livello economico di un popolo. Wird Cabral in Conakry von der portugiesischen Kolonialmacht durch die Hand seines eigenen Marineoffiziers Inocencio Cani erschossen. Portugal bleibt unschuldig. Man spricht von einem Putschversuch innerhalb der Partei. Am 25. Mai 1973 setzten die PAIGC-KämpferInnen die Operation Amilcar Cabral in Gang. Die Strafaktion entwickelt sich zur Schlussoffensive gegen das Kolonialregime. Am 24. September 1973 wird der unabhängige Staat Guinea-Bissau proklamiert. Faccio contare i miei passi, mentre cammino nel Boscaglia, Conakry, Ziguinchor, Uo a Dakar. L'identità di un individuo o di un determinato gruppo umano è una qualità biosociologica, indipendente dalla volontà di tale individuo o di un gruppo, ma che ha solo significato se espressa in rapporto ad altri individui o ad altri gruppi umani. Wir müssen über Identität sprechen. La natura dialettica dell'identità risiede nel fatto che essa identifica e distingue, perché un individuo non è identico a determinati individui se non si distingue da altri individui. Wir alle kommen vom Planeten Erde. No, I want to go. Oder nicht? Argotari. Wo komme ich her? Coruntigi. Herkunft.
Das ist doch auch etwas Persönliches. Jeder und jede hat eine andere Herkunft. Kommt doch ganz drauf an, wo Mensch herkommt. La definizione di un'identità individuale e collettiva è perciò simultaneamente affermazione e negazione di un determinato numero di caratteristiche che definiscono individui o collettività in funzione di coordinate storiche, biologiche e sociologiche in un determinato momento della sua evoluzione. Dort, wo ich geboren und aufgewachsen bin? In realtà l'identità non è una qualità immutabile, precisamente perché i dati biologici e sociologici che la definiscono sono in permanente evoluzione. Diese Herkunft, dieses etwas muss kein Ort sein. Das kann doch auch eine Person sein, oder? Una totalità. Ein Gefühl. Ein Geschmack, eine Geschichte. Sia dal punto biologico che da quello sociologico non esistono nel tempo due esseri individuali e collettivi assolutamente identici. O assolutamente diversi. Perché è sempre possibile trovare caratteristiche che li distinguono o li identificano. Ein Privileg. Quando andate là? Da, wo Mensch herkommt. Eine Chance. Oder eben keine. Ein Deshalb. Oder ein Obwohl. Wo komme ich her? Nyandama. Wer bin ich? La wabila halan da kohan woni hombo. Wenn der Neokolonialismus nun in erster Linie die Fortsetzung der imperialistischen Wirtschaftsherrschaft ist, die durch eine indigene politische Regierung getarnt wird, so ist er auch die stillschweigende Anerkennung der Kolonialmacht, dass die von ihr beherrschten und ausgebeuteten Völker eine eigene Identität haben, die eine eigene politische Organisation und Regierung verlangt, um ihre kulturellen Notwendigkeiten zu befriedigen. Und wer herrscht du? Es sei in diesem Zusammenhang die Einwandererthematik anzugehen, was in erster Linie eine bessere Steuerung bedeutet. Quantitativ, indem nur so viele Einwanderer ins Land geholt würden, dass der Arbeitsmarkt sie auch aufzunehmen imstande sei. Und eine strenge Regelung
der Familienzusammenführung gefunden werde. Qualitativ, indem mehr auf die Ausbildung der Einwanderer geachtet werde. Sì, per l'integrazione. Intendete, visioni dei neri e delle nere. Nella società bianca, insieme già, è stabilito. Sì, allora, sono contro l'integrazione. Sono contro la stratificazione superiore, inferiore, bianca e nera, che fa del bianco e della bianca perpetui insegnanti e del nero e della nera perpetui allievi, allieve. Sono contro l'arroganza intellettuale dei bianchi e delle bianche, che li porta a credere che la leadership bianca sia un condizio sine qua non in ogni paese e che i bianchi e le bianche siano divinamente designati a segnare il passo nel progresso. Und kulturell, indem wir darauf achten, dass sich in Sachen Sprache und Lebensart keine unüberwindlichen Hürden für die Integration ergeben. So Dürnwalder, der auch betonte, dass Integration nicht mit Assimilierung verwechselt werden dürfe. Aus Einwanderern müssen keine Tiroler werden, sollen keine Tiroler werden. Jeder wird vielmehr seine Eigenheiten behalten und pflegen, solange sie mit den geltenden Regeln im Einklang stehen. Schäme ich mich? Esiste tra gli esseri umani, perché sono esseri umani, una solidarietà attraverso la quale ciascuno e ciascuna condivide la responsabilità di ogni ingiustizia e di ogni torto commesso nel mondo e specialmente dei crimini che sono commessi nella loro presenza o dei quali non possono essere ignari. Nicht nur manchmal und manchmal sogar sehr engstirnig, stur, verschlossen, da will ich nicht herkommen. Manchmal. Se non faccio tutto il possibile per impedirli, ne sono complice. Se non ho rischiato la mia vita per impedire l'assassino di altri, se sono rimasta in silenzio, mi sento colpevole in un senso che non può essere compreso in modo adeguato dal punto di vista giurisdizionale o politico o morale. Von wo darf man denn nicht herkommen wollen? Che io sia ancora viva? Dopo che tali cose sono state fatte, mi pesa come una colpa che non può essere espiata. Da qualche parte, nel cuore delle relazioni umane, si impone un comando assoluto. In caso di attacco criminale o di condizioni di vita che minacciano l'essere fisico, accettare la vita per tutti e tutte o non accettarla affatto. Ja, da muss ich mich dann manchmal selbst dabei erwischen. Dass ich dann froh bin, dann bin ich schon froh, dass ich hierher komme. Hier ja schon bin. Und was, wenn ich stolz darauf bin, dass ich eben nicht von hier bin? Assalamu alaikum. Ndol begu kilinati. Buba. Ite mo nyaadi de ni e fan jibe. Cosa vuole dire ordine? E cosa significa ordine? Das fällt mir gar nicht auf manchmal, dieses herkommen oder von hier sein. Ni e fan jibe. Ini mune kamun. Ite mu munya di leti ka bi dokon. Manchmal bin ich erleichtert. Und dann stelle ich mir die Frage, könnte ich, also wäre ich nicht von hier, könnte ich dann wirklich so weit kommen? Hätte ich die Möglichkeit dazu? Harte Arbeit. Und du kannst alles schaffen, wenn du nur willst. Wäre das schon genug? Oder gar nichts? Dieses von hier sein, gibt's das wirklich überall? Steve Biko, eigentlich Steven Banto Biko, kommt am 18. Dezember 1946
in King Williamstown, damals Südafrikanische Union, auf die Welt und wird am 12. September 1977 in einer Gefängniszelle in Pretoria umgebracht. Accettare la vita per tutti e tutte o non accettarla affatto. Esiste la falsa confessione che siamo fronte a un problema dei neri e delle nere. Il problema è il razzismo bianco. Se non faccio tutto il possibile per impedirlo, ne sono complice. 1966 beginnt Biko ein Studium der Medizin in Durban an der University of Natal Medical School, Black Section. Dort gründet er die South African Students Organization. Sein politisches Engagement führt zu nachlassender Studientätigkeit. White people must understand the days of the novel survey are over. The black man and the woman do not need help. 1973 wird Biko zwangsexmatrikuliert. Piuttosto tutti i bianchi e le bianche dovrebbero rendersi conto che il posto per la loro lotta per la giustizia è all'interno della loro società bianca. 1972 beteiligt sich an der Gründung des Black Community Program und tritt bei großen öffentlichen Versammlungen auf. 1973 verhängt die Apartheidsregierung einen Bann über ihn. Biko wird überwacht, darf seine Heimatstadt nicht verlassen und nicht mit mehr als einer Person gleichzeitig sprechen. Itening bune kamulo nie fanjibe. Ene bune kamulo nie fanjibe miroto. Ekamu nyali deke. Ene bune kamulo. Aufgrund dieser Auflagen kann Biko, der sich zunehmend für Rechtsfragen interessiert, nur ein Fernstudium der Jurisprudenz aufnehmen. Zugleich verstärkt seine Aktivität im Black Community Program. Ab 1975 darf sich Biko überhaupt nicht mehr politisch betätigen. In der Folgezeit wird mehrfach verhaftet. Zuletzt am 18. August 1977. Wird von der Sicherheitspolizei an der Stadtgrenze aufgegriffen und wegen Verletzung seiner Auflagen verhaftet. Am 13. September 1977 wird sein Tod in Pretoria bekannt gegeben. Justizminister James Kruger behauptet, der Tod sei Folge eines Hungerstreiks. Die gerichtlich angeordnete Untersuchung im November 1977 ergibt, dass Biko an den Folgen einer schweren Kopfverletzung gestorben war, die ihm beim Verhör im Police Room 619 zugefügt wurde. Zu einer Anklage wegen Mord oder Totschlag kam es gleichwohl nicht. Steve Biko kommt am 18. Dezember 1946 in King Williamstown, damals Südafrikanische Union, auf die Welt. Und wird am 12. September 1977 in einer Gefängniszelle in Pretoria umgebracht. Wegen der Kilindi. Verdammt, Fanzo. Na, Vater. Du, du, Holly. Du, Wanda, Ine. Wer da, Kuwaliteko. Questo significa che sono contro integrazione.
reali. So che resterò, ma il mio sogno andrà. So che resterò, ma il mio sogno andrà. Nei frutti, nelle collane e nelle fotografie delle terre. Comprato da turisti stranieri, felice e contento. Coyo, Fingo, Abekili, Fatan Fanso, Nafatala. So che resterò, ma il mio sogno andrà nella bottiglia tappata che un giorno getterò in mare. So che resterò, ma il mio sogno... So che resterò, ma il mio sogno andrà nelle barche a vele che disegno sul muro. Fatan Fanso, Mao Bondige. Un giorno andrò, ma il mio sogno resterà.